Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Sophie Codegoni, una delle giovani influencer più belle dei social. La conosciamo a seguito della partecipazione a Uomini e Donne avvenuta nel 2019. Sophie Codegoni, molto attiva sui social, partecipa al programma Mediaset come tronista. Al termine del percorso sceglie di iniziare una relazione con Matteo Ranieri che però dura soltanto pochissimi mesi. Poi nel 2021 annuncia la partecipazione al programma Grande Fratello VIP edizione 6, arrivando quasi alla finale. La sua vittoria ha un nome ed un cognome, Alessandro Basciano. Lui, concorrente del GF VIP, le fa perdere la testa tanto da convincerla a lasciarsi alle spalle una relazione importante, quella con il suo agente Fabrizio Corona. Amante della moda, dello stile e dei viaggi, punta al miglioramento non soltanto fisico ed alla crescita professionale. Tiene moltissimo alla sua forma fisica, per tutta la durata del Grande Fratello ha seguito un regime alimentare sano, da fare invidia. Sophie Codegoni vola a Istanbul, ecco perché dopo l'uscita dal GF la giovane donna è volata a Istanbul in Turchia, condividendo ogni attimo con i suoi follower che la seguono con ammirazione e curiosità. È giovanissima ma è intraprendente, ha tutte le qualità che qualunque donna o giovane donna vorrebbe possedere. Ma cosa è andata a fare in Turchia? È volata ad Istanbul per un viaggio di bellezza insieme al suo fidanzato. Sophie si è affidata alla Beauty Consulting 24 per eseguire dei trattamenti estetici, in particolare delle punturine sul viso molto criticate. Secondo i più non ne avrebbe avuto particolarmente bisogno. È giovane, è bella e ha la pelle perfetta. Altri invece hanno preso le sue difese affermando che bisogna prendersi cura della propria persona e del proprio corpo sin da quando si è giovani. Sophie Codegoni ad ogni modo ha detto di essersi affidata a Beauty Consulting 24 perché l'azienda propone professionisti sempre all'altezza della situazione. I risultati sono immediati ed infatti lei è apparsa subito bella, perfetta. È volata in Turchia il 27 marzo 2022 ed ha raccontato di aver scelto il paese perché tra tutti è quello che investe maggiormente nella salute e nella medicina, puntando su centri estetici e cliniche che eseguono trattamenti ed operazioni chirurgiche anche in dei hospital. La modella ed il suo fidanzato hanno alloggiato in un hotel extra lusso. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.